Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è: Barbara Palombelli è da 9 anni alla conduzione di uno dei programmi più longevi nella storia di Mediaset. Ci riferiamo a Forum, storica trasmissione nel quale vengono descritti alcuni casi giudiziari realmente accaduti, grazie alla presenza di alcuni figuranti. La Palombelli è succeduta nella conduzione del programma a Rita Dalla Chiesa. Ma che titolo di studio possiede la giornalista e conduttrice televisiva? Ecco il dettaglio inaspettato su Barbara Palombelli. Barbara Palombelli e la particolarità inaspettata. Barbara Palombelli è nata il 18 ottobre del 1953 nella capitale. La sua carriera da giornalista l'ha impegnata fin da giovane. Infatti, a 26 anni è entrata a far parte della redazione del settimanale L'Europeo, e nel 1980 è divenuta giornalista parlamentare. Dal 1984 al 1987 ha collaborato con Il Giornale, e dal 1986 al 1988 è stata vicecaporedattore di Panorama. Nel corso degli anni, ha lavorato anche per il Corriere della Sera, e per la Repubblica. Negli ultimi anni, Barbara Palombelli è diventata un volto noto della televisione nel ruolo di conduttrice. Oltre alla conduzione di Forum, infatti, la donna conduce diversi programmi di attualità, come Stasera Italia, dal 2018 su Rete 4. Dal 2010 al 2015 è stata opinionista, sempre sulla stessa rete, a Quarto Grado. Dal 1982 la giornalista è sposata con l'ex politico e ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Nel 2021 la Palombelli è stata protagonista anche al Festival di Sanremo. Infatti, la donna ha affiancato Amadeus durante la quarta serata della storica kermesse musicale italiana. Un suo monologo sul palco dell'Ariston suscitò alcune polemiche, venendo definito troppo perbenista e generico sui diritti delle donne. Ma siete a conoscenza del titolo di studio di Barbara Palombelli? Ecco il dettaglio che in pochi conoscono. Il titolo Barbara Palombelli ha un titolo di studio inaspettato, stando a quanto fatto da lei successivamente nella sua lunga carriera. Infatti, dopo essersi diplomata all'Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma, la donna si è iscritta all'università seguendo un percorso molto particolare e lontano dalle attese. In cosa si è laureata in modo brillante Barbara Palombelli? Dopo aver conseguito il diploma, la Palombelli si è laureata in lettere moderne nel 1977, all'età di 24 anni. La giornalista ha discusso una tesi in antropologia culturale, la quale le ha permesso di conseguire questo importante traguardo per la sua vita. La sua carriera, poi, si è indirizzata verso un'altra strada, il giornalismo politico ed attualità, ma le conoscenze di questo corso di laurea le hanno aperto la mente, come lei stessa ha dichiarato in passato. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Never, 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 never
Never, 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 never